Bordigale è qui con Claudia Sterzi, che ovviamente non occorre nessuna presentazione. Claudia, che ci dici? Che vi dico? Sono qua arrivata alle 1:30 oggi. Non ho visto il comitato perché purtroppo siamo arrivati, il comitato era finito, però mi hanno detto che non ci sono stati cambiamenti rilevanti. La relazione di Mario, prima che l'ha lanciato proprio alla grande, non era facile la relazione che doveva fare Mario, per niente, perché veniamo da un anno comunque molto difficile, però veramente sono rimasta felice di come se l'è cavata alla grande, la verità. Proprio bello, bravo, cioè, poi anche una bella forza nell'intervento, no? Sì, non ho seguito tanto, vado a fiducia. Non l'hai seguito? No, ah, vedevamo. Diciamo che ha dimostrato delle doti di intervento pubblico veramente notevoli che fino adesso non li conoscevamo, e mi è stato molto positivo. Bello, una bella relazione. Ok, allora aspetta che prendo anche il microfono. Dici almeno, diciamo, qualche previsione su appunto le nuove segreterie, tesorerie, presidenze, se secondo te ci saranno delle riconferme o delle ricandidature o cambierà qualcosa? Certo, può sembrare che poi in un congresso di radicali italiani la cosa più importante, in realtà una delle cose più importanti è l'attività di radicali italiani e chiaramente anche delle elezioni che avvengono dentro un congresso. Io nella direzione che c'è stata precedente proprio a questo congresso, che è stata l'altra sera, quando era, vabbè, non mi ricordo il giorno esatto, sì, comunque c'è stata una direzione proprio con ordine del giorno incentrato proprio sul congresso, e un po' sollevato, volevo sollevare il problema, poi in realtà non è stato capito il mio intervento, devo dire, da chi mi ha risposto, il problema di quale rapporto ci può essere fra i radicali italiani e il gruppo parlamentare che al momento è all'interno del PD, giustamente come ha detto Emma poi nell'intervento, che il rapporto comunque con tutta la partitocrazia non è certo col PD e basta, in ogni caso, però io ho soltanto messo a fuoco due avvenimenti attuali che mi sembravano degli esempi esatti di questo rapporto che è un po' schizofrenico in qualche modo, perché da una parte era stato detto proprio quella sera, no? Magari i nostri parlamentari potrebbero forse farci una relazione al congresso, no? E questo in un certo senso mette una distanza tra radicali italiani e parlamentari, perché se no, se ci fosse vicinanza, dovrebbe andare da sé che chiaramente i parlamentari nel congresso di radicali italiani in qualche maniera comunque relazionano con gli iscritti e gli spiegano e li informano su tutto quello che hanno fatto. Il fatto che si debba chiedere per favore già dà un senso di distanza in qualche modo. Dall'altra parte ho detto, noi rischiamo, e in realtà è già successo anche durante la relazione di Mario, di avere un'inversione totale del rapporto fra PD e il gruppo parlamentare all'interno del congresso di radicali italiani. Cioè, fino a che punto si identificano queste due realtà? Perché poi l'accordo col PD è stato fatto in un comitato che riuniva sia il direttivo di radicali italiani, cioè è stato, diciamo, ratificato in qualche modo, perché la decisione molto probabilmente era già presa. Poi l'abbiamo ratificato in un direttivo di radicali italiani e di associazione Luca Coscioni congiunti. Per cui a un certo punto, secondo me, razionalizzare questi rapporti fra radicali italiani, associazione Luca Coscioni, gli altri movimenti della galassia e il gruppo parlamentare è importante per arrivare al congresso con una chiarificazione sul tipo di interazione, interdipendenza che c'è tra questi soggetti. Per cui questa è la domanda. Poi nessuno mi ha risposto, in realtà mi hanno risposto, chi mi ha risposto mi ha detto, certo, se vuoi la relazione dei parlamentari, certo che puoi averla, ma non era quello che chiedevo, cioè non è che mi interessa, anche perché io comunque ho seguito come hanno loro votato nel corso di questi ultimi anni. Anche come ognuno di loro, poi dei nostri 9 deputati, ognuno di loro ha le sue specifiche, perché poi non è che sono tutti uguali, per fortuna, meno male, perché ci mancherebbe, però ognuno di loro ha le loro specifiche. E comunque è importante chiarirlo, perché poi infatti anche Mario si è molto addentrato nella sua relazione, in un bel pezzo della sua relazione, nei rapporti col PD. E l'inizio del resto del congresso è partito con un intervento prima del professore di diritto costituzionale, era quello iniziale? Sì. Non mi riesce a ricordarmi il nome ora. Però subito dopo le due relazioni di segretario e tesoriere c'è stato l'intervento del vicepresidente del gruppo parlamentare del PD, sì. E, insomma, anche quello è stato in qualche modo. Cioè, ci si chiede fino a che punto è pertinente con un congresso di radicali italiani. Cioè, me lo chiedo, non è che non sono d'accordo, eh. Mi domando, quali sono esattamente i rapporti fra il congresso di radicali italiani e il gruppo parlamentare sui rapporti col PD? Comunque, certamente sono realtà parallele e che devono dialogare.
Il PD ci ha mandato un po' un personaggio, diciamo, io non voglio essere offensiva assolutamente, però non è che ci ha mandato un personaggio di rilievo, un personaggio di spicco. Il proprio Rella, a me faceva. Un alto tenore? A me, sì, molto un alto tenore, c'era Bersani, Rosi Bindi, insomma sono venuti degli esponenti, c'era Bettini anche. Quando venne Bersani a quel teatro che è dietro la sede del partito, venne Bersani a parlarci. Il teatro del, non mi riesco, dammi i nomi, scusami, io sui nomi, proprio dietro la sede di Torre Argentina, venne Bersani e Pannella lo inchiodò 40 minuti, fu lì che successe con Bersani, comunque eravamo, cioè, venivano i nostri, fino a poco fa venivano Bersani, Rosi Bindi eccetera, ci hanno mandato, diciamo, comunque un personaggio secondario che si è un po' arrampicato sugli specchi, poverelli, non avrebbe voluto essere lui, però è stato fortunato a venire in un congresso radicale, perché da altre parti forse. Poi dopo Viale invece ha detto, Silvio Viale, il nostro presidente, ha detto, dice ma Cappato si è permesso di urlargli qualcosa rispetto alla Libia, ma è il minimo, in qualunque altro posto sarebbe stato preso a pomodori per quello che ci ha detto, però d'altra parte ha fatto il suo sporco lavoro. Ascolta Claudia, insomma tu pensi in definitiva che è un discorso solo di comunicazione interno questo dei radicali, o forse ci sono delle domande a cui bisognerebbe dare risposta proprio in direzione che tu hai citato? Io ho sentito Rita che si chiedeva se la Luca Guscioni fosse un partito o che cosa. Praticamente, insomma, detto da un deputato radicale, cominciano a essere interrogativi che inquietano anche i militanti. Ma figurati, io sono veramente, è tanto che sono preoccupato da questo punto di vista, ma proprio tanto, perché Rita d'altra parte ha perfettamente ragione, perché poi d'altra parte anch'io ho le mie rilevanze, i miei rilievi personali da fare, perché poi come associazione radicale antiproibizionista, gli antiproibizionisti, ormai anch'io sbaglio perché ci si dimentica alla fine di insistere su tutti i termini, comunque mi sono trovata in qualche modo, cioè io ancora oggi continuo a essere chiamata continuamente, a ricevere mail continuamente dai malati che hanno diritto ai farmaci cannabinoidi e non riescono a averli. Secondo me è una battaglia della quale si dovrebbe occupare l'associazione Coroscioni più che non l'ARA, secondo me. Però purtroppo sono anni che esistono dei progetti, soccorso civile, quello che vuoi, però non esiste ancora una pagina web dove tu puoi trovare i nomi dei dottori regione per regione, le leggi come sono, a chi riferirsi, e secondo me è più un lavoro che con le risorse e con il programma che ha, come giustamente dice Vita, è più un lavoro per l'associazione Coroscioni che non per l'associazione antiproibizionisti, anche perché poi, questo è un discorso complesso, però alla fine poi mescolare l'antiproibizionismo puro con il discorso della cannabis terapeutica crea una serie di problemi poi ideologici, dialettici, filosofici, per cui alla fine anche un po' frena in qualche modo l'azione antiproibizionista. Per cui figurati se anch'io non ho avuto le mie critiche da portare ai soggetti, però il discorso è che molto probabilmente la nostra potenza proprio di fuoco, la nostra potenza di battaglia come radicali potrebbe essere enorme, come tu sai benissimo, se noi riuscissimo ad agire in maniera sinergica, e invece spesso poi ci sprechiamo l'energia per strada con tutte queste vari tipi di, perché poi non c'è stata soltanto Vita che ha parlato dell'associazione Coroscioni, Rippa mi sembra, anche un altro che non mi ricordo, hanno portato una forte critica a Maurizio Turco, che comunque ha dichiarato di non essere iscritto ai Radicali Italiani. Non solo, ma Michele De Lucia, tesoriere di Radicali Italiani in comitato, ha detto pubblicamente: non sono iscritto all'associazione Luca Coscioni, non faccio, dico agli altri di fare il pacchetto, ma io non lo faccio perché invece non mi voglio iscrivere all'associazione. Cioè sono cose che dimostrano, se non altro, io non ho assolutamente polemiche personali, sono esempi che faccio, a volte sono fraintesa perché io cerco di spiegare per esempi, però non è che voglio focalizzare sulle persone che hanno fatto queste dichiarazioni o sulla specifica associazione. Il fatto è che esistono dei grossi difetti di comunicazione interna che poi si riflettono anche nei confronti della comunicazione esterna, perché ogni livello poi si riflette, e questa è sociologia, una materia che sembra complicata, però alla fine è quella che ci potrebbe permettere di avere un cambiamento di strategia e forse anche di risultati. E raggiungere anche qualche risultato. Anche risultati, perché poi alla fine a noi, cioè interessa, almeno a me interessa relativamente il dibattito interno all'interno di Torre Argentina, all'interno della comunità radicale. Sì, sembra anche mi interessi tanto, però mi interessa relativamente, è che mi ci fisso delle volte, mi ci appassiono, perché vorrei che smettesse di togliere energia a quello che invece è il nostro rapporto con l'esterno, perché i nostri veri avversari
sono all'esterno, non sono dentro, no? Certo. Invece a volte sembra quasi che si debba usare più energia per gli avversari interni che non per quelli esterni. E questo è drammatico, diciamo che il discorso è anche... drammatico e comico, diciamo. Sì, diciamo anche un po' suicida certe volte, nel senso che avendo poche risorse, come sappiamo... Sì. Ciao! Grazie ai tecnici. I tecnici fantastici. Grazie. Belli. Senti, ma Claudia, tu hai un appuntamento in commissione o possiamo continuare questa amabile conversazione? Ho comunicato a Silvio Viale, che è il presidente della mia commissione, che io la mia relazione la faccio domattina. E lui ha accettato questa mia imposizione. Okay. Quindi ho detto, se ti fa bene, va così, bene. Se no è uguale. È uguale, ok. E sì, mi interessa seguire cosa della commissione viene detto, perché comunque poi domattina, a parte la mia relazione, voglio anche rispondere un po' a quello che viene detto. Però no, sono libera. Ok, perfetto. Senti, e questa location qui a Chianciano, che certe volte se ne è parlato, c'è anche lì tutta una... C'è tutta una scuola di pensiero su... No, volevo dire, secondo te, diciamo, i congressi radicali, se andiamo un po' indietro nel tempo, hanno avuto varie location, no? Da Roma, Recife, Bruxelles, Tirana, vabbè, Tirana insomma, ancora prima dei radicali italiani, Ginevra, ma anche mi pare un giorno, un anno Rimini, se non sbaglio. Insomma, sì, secondo te, insomma, quale di queste, ecco, preferisci, secondo te, hai preferito? Io, guarda, sono già 3 anni che dico, ma più Canciano Terme, ma non serve a niente. Ma è un'idiosincrasia che hai oppure c'è qualche... Non lo so, il personale poi si mescola sempre col politico. Okay, non se ne può più, anche perché di tutta la Toscana, che è bellissima, mi dispiace, perché poi dice, si va in Toscana e si va nel posto più brutto della Toscana. Che Chianciano, c'è bella reclama, se già nel sindaco di Chianciano. Sì. A Cetona, ma andiamo a Cetona, che ne so, andiamo a Montagnata, andiamo a Maremma, c'è tanti posti, no? Certo. E forse non è nemmeno vero che questo è meno caro, chi lo sa, bisogna anche vedere un attimo, quello è un problema di comunicazione interna e esterna, anche quello, così come il rapporto con i militanti, con chi ci deve votare. Sono tutte cose che poi alla fine tornano al discorso comunicazione. Non so, ci vuoi lasciare un messaggio ai nostri video web ascoltatori? Come diceva il nostro santo locale Luigi Tanfani, non so se l'hai mai conosciuto, no? È un vecchio militante toscano che poi è stato usato anche come sigla di un video montato su un congresso radicale a Padova e poi come sigla dalla rivista Laboratorio di Tommaso Ciuffoletti, e che Luigi Tanfani, la frase conclusiva è: e ovunque andremo saremo sempre felici. Ok, allora con questo motto ringraziamo Claudia e le diamo...